Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dell'ignoranza tedesca. Signori, eccoci nel nono episodio, neanche voti questa volta. Andiamo subito a giocare e vabbè, cioè, troviamo l'avversario e dai e po' su, questa divisione 8 mi è stata a tutti questi problemi. Dai, andiamo. Allora, vediamo che squadra che c'ha. Vediamo un po'. Bundesliga, Bellarabi, Schürrle, Aubameyang, Gundogan, Çalhanoğlu, Boateng, Ogo, Toprak, Sokratis. Non mi ricordo così come Farman, credo sia in porta. Quindi, raga, è tosta, Però dobbiamo vincere. Iniziamo noi, dai. Però, vabbè, quella. Ma poi manco se. No, dai, ma com'è passato? Che culo che c'ha! Schürrle, bravo. Dai, ma gliel'abbiamo regalata. Ma com'è possibile? Io non ci credo. Guarda, io non so che cosa sta succedendo. Guarda, veramente, io a sto punto spero di perdere per tornare in divisione 9. Guarda, è una cosa impressionante. Guarda, è una cosa. Contropiede. Dalla. No, se l'è allungata. Bravo, Jacob. No, vai, Jove. Per Jacob, è partito. Vai, Jacob. Bravissimo. Oddio, Jopek, grandissimo Jopek, che riporta il pareggio, 1-1. Quello è quello della puttane. No, raga, io veramente non... Cioè, ma un god del genere, ma come fai, dai? Cioè, ma com'è possibile un god del genere, dai, su. Cioè, non dico niente. È scivolato al portiere in sesabo. Palo gol. Qui. Vai. Jacob. Oddio, Jacob. Jacob! Il palo, non ci credo. Ti prego, arrivaci, Stoppelkamp. Ti prego. Ti prego, non sprechiamo st'occasione. Oddio, Stoppelkamp. Vai, Stoppelkamp. Bravo, Stoppelkamp. Stoppelkamp! Sì. Due pari. Taglia così. Dopo un palo pazzesco di Jacob, c'è il gol di Stoppelkamp. Grande Bastian, sai come recupera. Jopek per Wolf. Dai, Wolf, l'hai superato. Corri, vai, ora, filtrante, no. Vai, Gunter per Zenga. Zenga per Gerhardt. Gerhardt, ancora lì. Gerhardt! 3-2! Grande Gerhardt! Grandissimo Gerhard, grandissimo! Ci ha creduto e la butta dentro. 3-2. No, occhio. Oddio! La traversa. Bravo, vai Stoppelkamp dopo Wolf. Oddio. Vai Stoppelkamp. Stoppelkamp. No, dai, ragazzi, si è surriscaldata la camera. Stoppelkamp! Anche senza la fotocamera, noi facciamo gol. 4-2. Scusate se ogni tanto mi parte la fotocamera, ma questa Sony dopo un po' si surriscalda. Quindi, raga, io direi che sta partita la finiamo senza la webcam, insomma. Non si può fare. Dai che esce? No, non è uscita. No. Mamma mia. Occhio, che la da mezzo, mortacci sua. Dai, raga! Guarda se devi finire come l'altra volta, Guarda se devi finire come l'altra volta e mi pareggiano alla fine, O peggio perdo. Finisce qui! Torniamo alla vittoria! 4-3, grandissima performance. Mamma mia, ragazzi, grandissimi. Vabbè, raga, io direi che ci vediamo fra poco con la squadra potenziata e con la seconda partita. Bella! Signori, eccoci quindi con la squadra potenziata. Purtroppo, diciamo, addio, o comunque grazie, arrivederci a Jacob, che purtroppo, signori, non è più in grado di poter giocare come aveva giocato, insomma, ai vecchi tempi, con tutti quei gol. Segna comunque, però si sente la lentezza e il fatto che sia comunque una carta debole. Quindi ho messo Lorenzen, molto più veloce di Wolf. Le statistiche sono molto simili, ha un po' più di fisico, ma la cosa che mi interessa è soprattutto la velocità, 84, anzi 86, rispetto ai 73 di Jacob. Quindi, raga, con questa squadra ci andiamo a trovare il secondo avversario di oggi. Speriamo di vincere anche questa, perché sono veramente contento che siamo tornati alla vittoria con
una performance veramente convincente, a parte forse un pochino il finale, però questa è una Serie A. Higuain, Salah, Felipe Anderson, Borja Valero, Hamsik, Pjanic, Vesciglio, Maximic, Manolas, non mi ricordo come si chiama, Sissoko e Diego Lopez. Iniziamo, battiamo noi, vai, diamo subito palla a Lorenzen. Oh cazzo, raga. Oh, che è successo? Oh, no, No, raga, no, non ci credo. Oddio, meno male. No. Lorenzen! 1-0! E ci prendiamo subito un upgrade, perché, raga, gol al debutto, 1-0, Lorenzen! Bravo Gunter su Salah. Zenga. Per Lorenzen, bravo Lorenzen, il palo di Lorenzen, non ci si crede. No, regà, no, contropiede così, poi con De Sciglio, arrivateci. Grande, che è successo? No, regà, come la scorsa volta, non ci si crede, dai, regà, come la scorsa volta. Regà, ci ha dato la vittoria. Quindi è rage quit. No, regà, grandi così. Toglie così. È perfetto, regà. Siamo tornati alla vittoria. Ci ha detto un po' di fortuna, perché vabbè, comunque stavamo vincendo 1-0, ma ci ha detto fortuna, perché ci ha contato la vittoria. Ci prendiamo quindi il bonus della vittoria, il bonus del gol debutto, il bonus del rage quit, è giusto, e il bonus della porta inviolata, perché è finita 1-0. Quindi, regà, ci vediamo tra pochissimo e spendiamo questi 4 upgrade. Regà, eccoci qui quindi con la squadra potenziata. Come potete vedere, abbiamo aggiunto 3 nuovi giocatori. Abbiamo aggiunto in difesa Sulu, è tornato Vemmer come terzino destro, e signori, abbiamo il nostro primo argento raro della serie, Goretzka, Leon Goretzka, 4 stelle skill, 4 stelle di piede debole, che questo è un fenomeno. Raga, 81 di velocità, 76 di passaggio, cioè 76 di dribbling, 4 stelle skill per un centrocampista, cioè raga, veramente pazzesco. Quindi raga, con questa visione, con questa squadra potenziata, io vi saluto. Raga, mi raccomando, andate a seguire la serie d'Alessio, l'altro ieri è uscito un episodio veramente carino, andate a vedere come sempre, raga, mo siamo sempre lì agli sgoccioli per l'altra serie, andate a vedere, raga, cioè tutte le varie serie collettive. Uscirà lo speciale Capodanno, signori, non ve lo dimenticate, uscirà, insomma ci vuole un po' di tempo per farlo, ma ve lo permettiamo, uscirà. Noi ci sentiamo al prossimo episodio, bella, bella, bella.